Dottoressa Lagalia, parliamo di questo Book Festival, del tanto successo ottenuto e anche dell'ampliamento che quest'anno avete pensato di fare proprio al riguardo, dando naturalmente un'impronta importante alla cultura. Benvenuti a questa seconda edizione del Gioiosa Book Festival. Anche quest'anno la nostra amministrazione ha voluto puntare sulla cultura. Sappiamo come sia importantissimo in una buona amministrazione creare questi eventi che siano di input per i nostri ragazzi e anche per le famiglie. Infatti, come l'anno scorso, il Gioiosa Book Festival parte dalla scuola e per questo non faccio altro che ringraziare il dirigente scolastico, professor Leon Zingali, sempre per la disponibilità e la collaborazione. Per tutto quello che noi proponiamo. Dalla scuola che cosa intendo? Abbiamo coinvolto tutte le età, quindi dall'asilo con le letture animate a cura della libreria capitolo 18, alla scuola primaria, dove avremo, a parte la presentazione del nuovo libro di Nino Genovese, il medico scrittore e direttore artistico del Book Festival, quest'anno avremo anche una splendida presentazione da parte di Pracanica, che ci farà un excursus su tutte le tradizioni e la cultura siciliana, che come ben sappiamo non c'è cultura se non partiamo dalle nostre tradizioni. Le scuole medie anch'esse saranno coinvolte in presentazione di libri, i ragazzi della terza media già hanno letto il libro della scrittrice Ferrarolo, grazie anche alle professoresse, fra cui Nunziatina Raffaele, che da sempre si prodiga per questi avvenimenti, e in più ci sarà anche la presentazione di Non solo Shoah per i nostri ragazzi. Per quanto sono state coinvolte anche le scuole, il liceo, ve ne parlerà meglio poi la consigliera dell'Aidea Puglia, come siamo riusciti a coinvolgere anche quest'altra fetta di ragazzi. Le nostre presentazioni non si sono fermate qua, ma vogliono coinvolgere, come è stato l'anno scorso, ripeto, anche gli adulti e quindi le famiglie, perché le famiglie siano da esempio per i nostri ragazzi, perché vedere i genitori, vedere gli adulti che ascoltano presentazioni di libri, che leggono un libro, può essere soltanto un esempio. E infatti avremo degli splendidi pomeriggi letterari in cui mi auguro che ci sia una larghissima partecipazione. Quest'anno come location abbiamo scelto il nostro lungomare Canapè e due dei più bei palazzi che abbiamo a Gioiosa Marea, che sono il Palazzo Bartolo e il Palazzo Benincasa. Ringrazio i proprietari per la loro disponibilità e mi auguro che questo possa portare negli anni a venire l'apertura di tutti i palazzi, che possa creare un nuovo evento culturale per il nostro comune. Ancora nell'ambito del Gioiosa Book Festival voglio ricordare che quest'anno abbiamo un'altra manifestazione, che è Gioiosa in Giallo. Infatti abbiamo proposto nei mesi precedenti, grazie anche all'associazione Pro Gioiosa, un concorso letterario aperto a tutti, dove abbiamo ricevuto numerose pubblicazioni, e proprio durante l'ultima serata, durante il sabato sera del Book Festival, avverrà la premiazione. Per il secondo anno proponiamo, insieme alla consulta giovanile, il contest poetico, che andrà poi a riqualificare un'area urbana del comune di Gioiosa Marea, come è stato l'anno precedente. Dimenticavo, quest'anno abbiamo anche il folklore. Infatti, a parte che l'inaugurazione sarà a cura di Gemino Calà, musicista popolare, specialista soprattutto in aerofoni e in musica tradizionale siciliana, abbiamo anche il Meliuso che partecipa, i piccoli del Meliuso faranno l'inaugurazione del Gioiosa Book Festival, mentre i grandi del Meliuso di Turibarà chiuderanno il Book Festival, perché credo che sia bellissimo che le nostre tradizioni si incrocino in questi eventi culturali. Quindi vi aspettiamo tutti e speriamo appunto in un grosso successo e in una grossa partecipazione. Nei nostri pomeriggi letterari abbiamo numerosi nomi illustri, fra cui Vanni Giuffrè, assessore alla cultura per tanti anni al comune di Sant'Angelo di Brolo, che presenterà un documentario sugli antichi mestieri scomparsi, coadiuvato dal nostro consigliere avvocato Vincenzo Amato. Poi molti giallisti famosi, fra cui Nicola Verde, Enrico Luceri, Roberto Mistretta e Salvo Zappulla, Massimo Maugeri. Non voglio dimenticare nessuno perché i nomi sono tanti. Marcello Mollica, che chiuderà la serata del Book Festival, Flaviana Gullia, Alessio Nicotra, Giuseppe Ruggeri. Quindi vi aspettiamo tutti, sperando che
Questo lo taglio. Sperando. Vabbè, vi aspettiamo tutti. Riconfermando il successo di l'anno scorso. Ricordo ancora per il secondo anno consecutivo la presenza di Gordiano Lupi, che si occuperà della serata toscana, e soprattutto ringraziamo perché lui pubblicherà il libro premiato In gioioso e in giallo. Quindi ti aspettiamo qua e grazie. Dottoressa Puglia, allora so che lei, essendo molto attiva, peraltro si interessa di un'area particolare e delicata, l'area scolastica, per cui l'area dei bambini, ecco, naturalmente corredato da tante altre cose. Ora lei ci spiegherà esattamente il suo ruolo in questa imponente manifestazione. Esatto, non abbiamo voluto dimenticare nessuno, anche quest'anno ci sarà la grande partecipazione del Liceo Vittorio Emanuele III, grazie appunto alla collaborazione con la scuola, con il dirigente scolastico, la professoressa Scalisi, che da subito ha sposato questa idea. Abbiamo deciso di coinvolgere i ragazzi, infatti ci sarà nella mattina della giornata del 3 maggio all'auditorium una manifestazione non solo Shoah e successivamente la presentazione di un libro di Giacomo Cacciatore, Piccola Italiana, che racconta proprio, diciamo, la storia di una ragazza ribelle. Sappiamo che ai giorni nostri molti ragazzi stanno affrontando questo, diciamo, questo problema di ribellione. Vedremo appunto come confrontarci, come è stato negli anni, diciamo, precedenti, cosa significava la ribellione. I ragazzi saranno coinvolti nelle tre giornate, anche nei pomeriggi, grazie, diciamo, al percorso di alternanza scuola-lavoro che abbiamo deciso appunto di svolgere proprio durante questa attività, proprio per far rendere partecipi i ragazzi a un evento culturale. Nelle giornate di 3, 4 e 5 saranno appunto coinvolti nei pomeriggi, e il 4 e 5 maggio dalla mattina, grazie appunto a Fumetto Mania, che l'anno precedente ha riscosso molto successo proprio tra di loro, e quindi abbiamo deciso di riproporlo. I ragazzi mi hanno già contattata, sono entusiasti appunto di partecipare. Noi speriamo che grazie alla loro partecipazione, a quella quindi delle loro famiglie, ci sia una buona riuscita della seconda edizione del Gioiosa Book Festival, per riuscire appunto a crescere insieme. Dicevamo, dottoressa, anche della appunto, collaborazione con Santa Margherita, ecco, quello che voi avete pensato di organizzare tramite questa struttura che è tanto importante sul nostro territorio. Esatto, abbiamo deciso di dilettarci in diversi ambiti, in questo caso anche quello della cucina, grazie appunto alla pubblicazione che ci sarà di un libro a Santa Margherita, che verrà giorno 3 maggio alla sera alle ore 21, dove poi appunto ci sarà anche una cena a tema di cucina tipica tradizionale. Infatti invitiamo la partecipazione soprattutto, diciamo, a questo evento culinario, quindi per sposare non soltanto, diciamo, tutti gli ambiti della cultura, da quello che può essere la storia, abbiamo visto Piccola Italiana che racconterà il fascismo, non solo Shoah, fino praticamente ad arrivare anche all'ambito culinario. Inoltre volevo anche ricordare che il giorno 5 maggio ci sarà la presentazione di un libro di un giornalista, Santi Cautela, e la partecipazione anche dell'onorevole Catalfamo e dell'onorevole Bucalo, Ella Bucalo, che ha fortemente contribuito alla riuscita del Gioiosa Book Festival. Infatti grazie a lei ci ha fatto pervenire un contributo da parte della regione, sposando subito l'idea del Gioiosa Book Festival e di questo evento culturale che deve appunto sempre andare a crescere anno dopo anno. Siamo qua con Nino Ottaviano, il presidente della Pro Gioiosa, questa associazione sempre presente sul territorio gioiosano e che, diciamo, l'ente, fra virgolette, organizzatore. Sì, buongiorno a tutti. Noi naturalmente siamo gli organizzatori, collaboriamo con l'amministrazione comunale di Gioiosa per questa seconda edizione del Gioiosa Book Festival. Naturalmente ci sono delle variazioni rispetto alla prima edizione, soprattutto nella location, come è stato già ampiamente discusso, ma anche dal punto di vista organizzativo. Tant'è vero che nella zona adiacente il canapè vengono posizionati degli stand dove inizialmente vengono esposti dei libri e vengono naturalmente messi delle piccole casette, e dove anche si arricchisce anche di una zona food dove saranno presenti delle realtà locali che proporranno i loro prodotti tipici. Inoltre è riservata un'area per i bimbi con degli gonfiabili per cercare di allietarli anche durante l'organizzazione dell'evento stesso. Noi speriamo nella riuscita della manifestazione e puntiamo alla presenza di tantissime persone.
Gabriele Panessidi è l'esperto alle politiche giovanili ed è qua in doppia veste. La consulta giovanile si occupa del contest. Sì, insieme a Claudia, la presidente, e i ragazzi abbiamo pensato, anche con la partecipazione ovviamente dell'amministrazione e di tutti coloro i quali parteciperanno al Book Festival, di proporre un omaggio a Gio Samarea, un contest poetico in cui tutti coloro i quali hanno scritto una poesia su Gioioso, comunque sulle sue bellezze, possono partecipare e poi la poesia vincitrice è scelta da una giuria tecnica di professori, di giornalisti, potrà essere riprodotta in un posto già prontamente ovviamente adibito. Per essere rivalutato appunto da un punto di vista artistico attraverso la poesia. Posso dire la mia? Mi piace questa cosa, assai! Bellina, sì. Veramente! Già il primo intervento è stato fatto nel muro adiacente alla scalina della stazione lo scorso anno, adesso stiamo già predisponendo un altro luogo per riprodurre la poesia vincitrice anche di questa edizione.